Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione di Tele Italia. Vi faccio vedere un'intervista alla ministra, come si utilizza a dire adesso, ministra Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, colei che ha preso il posto di Matteo Salvini nel governo Conte 2. Intanto Giuseppe Conte è restio ad ascoltare le opinioni e le proposte che arrivano da alcune regioni, ma lui dice: beh, il governo non dirà di no, ma le regioni dovranno assumersi le loro responsabilità. Beh, che sul governo non dirà di no, allora se le regioni possono assumersi le loro responsabilità, devi dargli il via libera per poter fare quindi quello che hanno voglia. Quindi da un certo lato vediamo un Giuseppe Conte che non vuole adottare la chiusura delle aziende, ma non vuole neanche, vorrebbe scaricare la responsabilità sulle regioni, come dire: io arrivo fino qui, poi se voi volete farlo ve ne assumete la responsabilità. Beh, certo, c'è da dire che alcune aziende, se andranno a chiudere, probabilmente sarà per sempre, perché ci sono delle realtà medio piccole o anche grandi che hanno delle difficoltà già da diverso tempo. Una chiusura potrebbe comunque fare in modo che non riaprano più. Certo, c'è da dire che anche in questo contesto, con ordini in rallentamento, perché se gli italiani non escono di casa non vanno neanche più a comprare milioni di prodotti, ma comprano solo alimentare, quindi capite che anche se non chiudono, molte aziende saranno costrette a chiudere ugualmente in futuro. Ma vediamo prima di tutto l'intervista a Luciana Lamorgese. Quindi lei dice: l'appello ai cittadini affinché rispettino le regole è chiaro e forte, così come la determinazione a contenere il diffondersi. Se non avremo i risultati sperati, siano pronti a nuove scelte coraggiose. Dalla cabina di regia istituita al Viminale, la ministra sa bene quanto grave sia la situazione, ma la politica di questo governo, ma più che del governo, è di Giuseppe Conte, perché è lui che decide, è quella di aspettare quello che succede e ogni cosa che succede prendere delle misure, delle contromisure. Quindi non c'è un qualcosa di preventivo per prevenire l'aumento, ma c'è un modo di operare difensivo. Cioè, già, il governo sta giocando in difesa. Quando vengo attaccato, allora rispondo in maniera adeguata, ma non di più. Non cerco di prevenire quello che può succedere. Il giornalista chiede: soltanto ieri sono stati effettuati oltre 100.000 controlli e denunciate 2.197 persone, 7 arresti anche a Roma. Nonostante chiusure e raccomandazioni, la gente continua ad uscire senza un valido motivo. Bisognerebbe essere più determinati nei divieti. Dobbiamo tutti essere consapevoli, risponde la Lamorgese, che stiamo affrontando un'emergenza eccezionale, in continua evoluzione e quindi estremamente complessa nella sua gestione. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, i prefetti, la protezione civile e in primo luogo medici e personale sanitario sono tutti impegnati in uno sforzo corale senza precedenti. Non si tratta solo di imporre un divieto ai cittadini, ma di informare e di condividere e di convincere gli italiani che i comportamenti superficiali possono, soprattutto in questa fase difficile di contenimento, provocare danni gravissimi per la salute. Ma allora, non ci si può affidare al comportamento degli italiani. Voi sapete che non solo in Italia, ma in tutto il mondo, le persone intelligenti, sensate, sono la minoranza. Il mondo è popolato dagli stupidi, su questo non c'è ombra di dubbio, no? La persona di questo tipo è quella che è la maggioranza. Ecco, se fosse un partito vincerebbe sempre alle elezioni, e in realtà in Italia è successo più o meno quello. Comunque non ci si può demandare
al comportamento delle persone che capiranno. Ci deve essere un qualcosa di coercitivo, cioè lo Stato deve imporre le sue decisioni, si impongono con gli arresti, non con le denunce, con gli arresti immediati. E vedete che non vola più una mosca in Italia. Se cominciate ad arrestare tutte le persone che sono in giro senza motivo, vedete che nell'arco di poche ore non vola una mosca nelle strade. È così che funziona. Per fare rispettare le leggi ci vogliono delle pene severe, o anche solo delle pene, se no l'uomo in sé, l'essere umano in tutto il mondo, le leggi non le rispetta se non c'è una pena. Se fossero solo delle raccomandazioni, ma lo Stato raccomanda che non si ruba, lo Stato raccomanda che non si fa questo e quello, con le raccomandazioni sapete cosa ci si può fare? È meglio che non ve lo dico, sarebbe abbastanza volgare. Quindi voi capite che quello che dice la Lamorgese non ha senso, no? Bisogna convincere gli italiani ai comportamenti giusti. Ma cosa state dicendo? Convincere gli italiani ai comportamenti giusti? Bisogna fare rispettare la legge. Questa è come se fosse una legge marziale, una legge militare, no? Ma purtroppo questo è un governo inadeguato, è un governo nato inadeguato, legittimamente nato, ma moralmente un usurpatore di quel posto di governo, e poi un governo fatto dai quattro formaggi, dalle quattro sinistre. Un governo di sinistra non può affrontare, ma un governo di sinistra all'italiana, e non stiamo parlando di un governo di sinistra tipo Partito Comunista Cinese, qui stiamo parlando di un governo di sinistra che è una brutta imitazione di un governo veramente di sinistra che ci sono in giro per il mondo. Quindi il nostro governo di sinistra, imitazione di una vera sinistra, perché attenzione, se fosse una vera sinistra, la sinistra è anche dura, attenzione che la sinistra in questi casi farebbe delle scelte che sono ancora più forti di quelle che potrebbe fare un centrodestra. Quindi questa è un'imitazione, è una brutta copia di una vera sinistra. Quindi questo governo è inadeguato in quanto brutta copia della sinistra, in quanto non è di centrodestra, in quanto non è sensato, e quindi sta tappando il buco, si apre la falla e cerca di tappare il buco, dice: "Ma io ci metto questo foglio di giornale, vediamo se funziona", e la falla diventa sempre più grande e non vuole prevenire, no? Si dice prevenire è meglio che curare, qui non c'è prevenire, qui c'è solo curare questo governo. Ma il giornalista chiede alla Lamorgese: "Ci sono migliaia di contagi e siamo oltre i 1000 decessi. Non basta", dice il giornalista saggio del Corriere della Sera, no? Giornale schierato con la sinistra, no? Giornale odiatore del centrodestra, e dice alla ministra: ma questo non basta, 1000 decessi non bastano". E la Lamorgese, che è al servizio di Giuseppi, dice: "Evidentemente molti cittadini non hanno ancora compreso", e continua col compreso, "che uscire di casa senza un valido motivo e rimanere a stretto contatto con amici e parenti è da irresponsabili, perché questa cosa è più veloce ed è più furba dei nostri piccoli espedienti per aggirare le ordinanze. Dobbiamo agire subito con determinazione per arginare questa cosa, e dunque, al di là dei divieti, tutti dovrebbero cambiare il proprio stile di vita". Allora, tu sei il ministro degli interni, ti occupi della sicurezza pubblica, tu devi garantire la sicurezza pubblica, devi garantirlo facendo rispettare le leggi, non rispondendo: "I cittadini devono essere più consapevoli". Tu devi fare rispettare la legge, è il tuo compito, ti stiamo pagando per quello. Purtroppo gli italiani pagherebbero un altro ministro degli interni, questo passa il convento, Giuseppi. Quindi non puoi dire che sono i cittadini irresponsabili, il tuo compito è quello di fare rispettare le leggi ai cittadini irresponsabili che vanno in giro, con il carcere,
Ma lei non lo può dire perché questo è un governo dei quattro formaggi di sinistra e quindi non lo può dire perché un governo di sinistra non arresta le persone. Questo lo fanno i fascioleghisti, i cattivoni, quelli della Meloni, quelli di Salvini, no? Ecco, questo purtroppo è la mentalità che c'è nel governo dei quattro formaggi. E il giornalista dice: servono più controlli. Anche il giornalista si sta mettendo dalla parte del buon senso e dice: ma scusi, ma non servono più controlli? E la risposta è: le donne e gli uomini in divisa, ai quali va il mio riconoscimento e la mia gratitudine, stanno svolgendo un compito molto delicato in una inedita operazione per la tutela della salute pubblica. Inedita. I dati dimostrano il contrario, dice. Oltre alle persone, sono stati verificati più di 100.000 esercizi commerciali e sanzionati oltre 100 negozianti. No, non sono 100.000 gli esercizi commerciali, 100.000 sono le persone controllate. Gli esercizi commerciali credo che erano qualcosa come 15.000, non 100.000. La Morgese, i dati, pensa che noi non li conosciamo, no? Dice: ogni intervista io li aumento, sparo numeri a caso. E poi non era Salvini che sparava numeri a caso? Ma, eh? Eppure. Dice il giornalista, uno dei problemi maggiori riguarda la possibilità di fare passeggiate e sport all'aperto. Beh, il giornalista, devo dire, persona molto intelligente, sta dicendo tutto quello che potrei dire anch'io, o potrebbe chiedere Salvini a questo ministro per caso. Lei risponde: io credo che prima di chiederci cosa sia permesso o cosa sia vietato, dovremmo ragionare su tutti quei comportamenti, il più delle volte superficiali, che in una situazione di eccezionale gravità come questa possono provocare danni molto seri per la salute. Qui stiamo parlando di un'azione di contenimento che si può trasmettere con grande facilità. Non possiamo comportarci come se nulla fosse accaduto, ignorando le minime raccomandazioni e precauzioni. Le uscite in compagnia e la permanenza prolungata all'aperto costituiscono situazioni di rischio che devono essere evitate. Ma devono essere evitate impedendole, testolina simpatica. Io credo che prima di chiederci cosa sia permesso o no. Ma tu sei il ministro degli interni, tu devi garantire la sicurezza della pubblica, dello Stato e dei cittadini. E mi vieni a dire, prima di chiederci cosa, sono permesse le passeggiate e lo sport, uno, due, uno, due. Vado al parco a fare uno, due. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che razza di governo di sinistra che abbiamo? Ma che razza di gente è questa qua? Sono permesse le spasseggiate, lo sport all'aperto. Prima dici nessuno deve uscire di casa, però se tu esci con la tutina e vai a fare lo sport, vai a correre, no? Poi ti fermi sulla panchina e fai hop, 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 come Fantozzi, no? Come Fantozzi con la bicicletta che faceva le flessioni perché il Barambani li costringeva ad andare a Pinerolo, a Pinerolo, ecco. Ecco, andiamo tutti a Pinerolo, una bella sgambata in bicicletta a Pinerolo. Cosa volete che siano? 8 ore di bicicletta, eh? Facciamoci tutti una bella biciclettata, tanto lo sport è permesso. Ma voi capite l'inconsistenza di questo governucolo? Il giornalista, ormai disilluso, chiede: quale linea è stata data e chi effettua i controlli? I cittadini devono collaborare, spiega ancora, attivamente con le forze di polizia che stanno svolgendo il loro compito con la consueta professionalità, umanità e disponibilità. Sono impegnati per le nostre comunità e per le persone più vulnerabili e penso ai più anziani che si sentono disorientati, ma anche a svolgere verifiche incisive per sanzionare comportamenti irresponsabili che mettono in grave pericolo non solo la propria salute, ma anche quella degli altri, a partire da quella dei propri cari. Quindi ripete come un discorso, qualsiasi domanda gli fa il giornalista, lei ripete: i cittadini devono essere loro che irresponsabili. Ma io veramente non posso dire quello che realmente penso. Poi il giornalista gli chiede, giornalista che è diventato in questa
in questa intervista un mio idolo, no? Quello che tutti avrebbero voluto chiedere alla signora, no? E il giornalista dice: ma non crede sarebbe giusto chiudere tutto, no? E dice: il governo ha agito con determinazione e fermezza, adottando le decisioni ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione di una situazione emergenziale assolutamente imprevedibile. Si è trattato di decisioni assunte gradualmente, che sono state condivise con gli esperti e il mondo scientifico. Ad oggi siamo impegnati a garantire l'applicazione di tutte le prescrizioni adottate. Ne valuteremo gli effetti e, se necessario, non ci sottrarremo ad altre scelte coraggiose. Mamma mia, come siete coraggiosi! Mi viene la pelle d'oca da quanto siete coraggiosi. E poi il giornalista gli chiede: ma serve un numero più alto di militari per la vigilanza? Il giornalista sta dicendo: ma scusa, ci sono le forze armate disponibili, che in tempo di pace servono solo così come rappresentanza, non sarebbe il caso di utilizzarle? Questo lo aggiungo io, il giornalista ha solo chiesto: ma non sarebbe meglio un numero più alto di militari per la vigilanza? E lei risponde: i prefetti sul territorio hanno già organizzato dispositivi di controllo, ricorrendo anche ai militari, dell'operazione Strade Sicure. E questa sarebbe un'operazione Strade Sicure? Forse ci vorrebbero un po' di più di militari. Questa non è Strade Sicure, questa è un'altra cosa, cara ministra, le cui efficacia è oggetto di continue verifiche, quindi lei continua a verificare. Se dovesse essere necessario, interverremo per ampliare le attività di verifica, anche eventualmente implementando il numero dei soldati impegnati. Eventualmente. Il giornalista poco prima ha detto: ma scusi, ma 1000 morti, adesso sono 1266, non sono sufficienti? Vedremo eventualmente l'impiego di altri militari, eventualmente, ecco, un po' alla volta. E poi dice il giornalista: possiamo fare chiarezza sui motivi che consentono gli spostamenti? E lui dice: le limitazioni e le raccomandazioni sono le stesse in tutte le regioni. Si può uscire di casa solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o per situazioni di necessità, come fare la spesa o procurarsi generi alimentari. Per agevolare la verifica di queste esigenze è sempre prevista un'autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante su moduli in dotazione delle forze di polizia. Ovviamente la veridicità delle dichiarazioni sarà soggetto di controlli successivi. Quindi se vi beccano in giro, dice: non ce l'ho il foglio. Allora la polizia dice: questo è il foglio, compilalo. No, ti do anche la penna, compilalo. Ma vi rendete conto? E poi, a questo punto dell'intervista, voi avete capito? Ma si possono fare le passeggiate? Si può andare a fare sport? Uno, due. Si può andare a fare sport? No? Praticamente alla domanda di prima la Lamorgese non ha risposto: è vietato fare sport e fare la passeggiata. Ma qui dice che si può andare solo al lavoro o situazioni di necessità grave, come fare la spesa o generi indispensabili. Quindi voi avete capito se potete andare al parco uno, due, o a fare una bella passeggiata, a prendere una boccata d'aria? No, io veramente non l'ho capito a questo punto. Non l'ho capito. Poi la domanda dice: le forze dell'ordine devono indossare mascherine e guanti. Dice: le mascherine in dotazione vanno indossate nelle situazioni in cui risulta impossibile per gli operatori mantenere le distanze minime di sicurezza. Avete capito cosa sta dicendo? Voi sapete che non ci sono mascherine per tutti. Quindi lei dice: ma no, mascherina, basta tenere la distanza di sicurezza. Ci sono degli studi che dicono che questa cosa si diffonde anche a 4 metri e mezzo di distanza e rimane nell'aria per 30 minuti. Quindi, secondo lei, basta un metro, no? Un metro è come la distanza di questo video, di questo schermo. Non basta un metro, ma state scherzando, un metro? Ma un metro non è sufficiente, ma lo capisce anche un albero che un metro non è sufficiente un metro. Il giornalista dice: sicuramente c'è il rischio che aumentino le truffe, soprattutto agli anziani. E lei dice: ci sono già state denunce, io ho ricordato che tra i primi compiti delle forze di polizia c'è quello di essere al fianco delle persone più vulnerabili. Gli anziani, specialmente chi vive da solo, sono disorientati e dunque deve esserci il massimo dell'attenzione nei confronti delle loro esigenze, anche da parte di chi è chiamato a tutelare la sicurezza dei cittadini. Ecco, questa risposta diciamo che va bene, no? Gliela possiamo lasciar passare. E poi il giornalista, come ultima domanda, gli dice: lei ha paura
E lei risponde: devo dire che come ministro e come cittadina non posso che essere preoccupata. Sono comunque convinta che il nostro paese supererà anche questa prova difficile e che tutti noi ne usciremo cambiati. E ne sono certa, anche più uniti. In questa situazione difficile e inedita mi dà forza, anche contro la paura, ricordare le parole del presidente Aldo Moro, che nella stagione buia disse poco prima di essere rapito, parlò davanti ai gruppi parlamentari e diede una grande lezione agli italiani e disse: se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremo di farlo, ma non è possibile, oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità, si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà. Bella, bella questa... bella questa, questo finale teatrale a sorpresa, chissà se la sarà studiato, dice quando mi intervisteranno gli dirò questa roba, li lascerò tutti con la bocca aperta, gli dico questa frase ad effetto così e così il giornalista rimarrà, dirà wow che donna. Però a parte la fase che ministro, a parte la frase ad effetto finale, io credo che tutto quello che ha detto in precedenza dimostra un governo assolutamente inadeguato, inadeguato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.